Al momento le indagini hanno evidenziato che la ragazza che aveva riportato un titolo di studio in economia, in particolare una laurea in economia, e aveva partecipato anche a uno stage a Bruxelles, sentisse su di sé il peso di un nome di 'Ndrangheta, il cognome Lo Giudice, era qualcosa che intaccava la sua onestà e soprattutto si sentiva emarginata, isolata, sentiva di non poter superare questa appartenenza, ma soprattutto dal punto di vista dell'accettazione delle persone con le quali veniva in contatto. Ecco, questo è un fatto dolorosissimo, al tempo stesso gravissimo, perché se è vero che la ragazza si è tolta la vita perché la sua onestà non riusciva a superare non solo l'origine, ma anche l'accettazione da parte della società, è evidente che il pregiudizio non consentirà mai a questa società di liberarsi dall''ndrangheta. Io credo che questo fatto debba insegnare a tutti come sia indispensabile essere forti e rigidi nei confronti dell''ndrangheta, ma solidali, caritatevoli, amorevoli nei confronti di coloro che, indeboliti dall'allontanamento alle famiglie d'origine, perché coloro che si allontanano dall''ndrangheta e ne facevano parte, sono più deboli rispetto agli altri. Ecco, di fronte a situazioni come queste, io credo che è indispensabile che ciascuno faccia qualcosa per sostenere le persone che proseguono un percorso di questo tipo. È chiaro che ci sono anche coloro che si laureano poi per essere funzionali alle attività dell''ndrangheta, ma nei confronti di questi bisogna essere duri, rigidi, denunciare. Ma nei confronti di coloro che hanno iniziato un percorso bisogna fare di tutto perché effettivamente vengano recuperate appieno nella società onesta, in modo che l'onestà effettivamente possa pagare e possa essere un segnale per tutti. Solo così la speranza diventa effettivamente l'attuazione di quello che immaginiamo, una società nella quale l''ndrangheta non esiste più.